A quasi 10 anni dalla frana che spezzò in due la strada di Montalbano, oggi, grazie a un bypass, il percorso è nuovamente transitabile per intero. È stata infatti terminata l'opera che i cittadini della zona aspettavano da tempo. I lavori sono durati un anno. Era un decennio che si attendeva questa opera e, come si dice in questi casi, scusate il ritardo, ma non dipende da noi. Ci abbiamo messo testa, cuore e risorse dal primo giorno del nostro mandato. È stato un progetto complesso perché ve ne erano altri che probabilmente non avrebbero ottenuto lo stesso effetto. Oggi finalmente se ne vedono i risultati. Fa parte di un gigantesco lavoro di ricucitura del nostro territorio che stiamo portando avanti, che messo insieme è forse l'opera più grande, anche se ve ne sono ovviamente di più visibili, dal Terzo Valico al Ponte di Genova, ma il lavoro per recuperare frazione dopo frazione, provinciale dopo provinciale, comunale dopo comunale, le nostre strade, la nostra viabilità, i nostri fronti di frana, è un lavoro su cui abbiamo investito tantissimo, più di 350 milioni di euro, e che stiamo portando avanti insieme a tutto il resto del piano di sicurezza del nostro territorio con grande determinazione, perché rendere la Liguria più sicura, più vivibile, più percorribile è uno degli obiettivi fondamentali anche per il suo rilancio economico. Il bypass lungo via Marconi permette ora ai cittadini residenti della zona di potersi spostare senza dover affrontare tempi lunghissimi. Nonostante maltempo e coronavirus, abbiamo mantenuto gli impegni nei tempi promessi, ha affermato il sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini. L'anno scorso a marzo abbiamo iniziato i lavori dopo aver trovato i soldi grazie alla Regione Liguria, ai nostri tecnici, all'assessore Piaggi che ha progettato insieme ai progettisti l'opera che oggi abbiamo inaugurato, quindi con un tempo record a cui non siamo più abituati restituiamo quest'opera e a questa comunità che finalmente si può ricongiungere e può trovare una continuità anche sociale, non solo fisica. Per noi è un segnale importante, se vuole la politica può dare risposte concrete in tempi accettabili. Il ponte è lungo 40 metri, gli interventi effettuati però si sono concentrati in più settori. Un lavoro quindi che è stato complesso. L'investimento è 1,2 milioni, poi ci sono i ribassi, quindi l'opera è costata circa 800 mila euro, fra interventi in parete e l'infrastruttura su cui siamo oggi e che abbiamo appena inaugurato. Direi che è un investimento molto importante, ma soprattutto per un intervento complesso, perché bisognava mettere in sistemazione un fronte di frana significativo, regimare le acque, consolidarlo e poi ricostruirci l'infrastruttura sopra, che è il nuovo ponte su cui da oggi si potrà finalmente ritransitare 10 anni dopo la chiusura di tutta questa arteria che è fondamentale per la parte alta della città. Che vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen.